Buonasera e bentrovati in questa seconda edizione del TG6. Questa mattina a Chieti, nella sede della prefettura, si è svolta la riunione tra sindaci del Vastese, questore e prefetto per coordinare gli interventi di tutela della popolazione a seguito dei casi di positività al Covid-19 di alcuni migranti nelle strutture di Vasto, Gissi e Carunchio. Il prefetto ha assicurato che ci sarà maggiore vigilanza e certificazione delle condizioni di salute di chi arriva in Abruzzo. Vediamo il servizio di Alfredo Primante. Noi ho promesso loro, ma l'ho promesso prima a me stesso ovviamente, di essere un po' più vigile su questo arrivo, non perché io personalmente potrò vigilare e verificare, ma pretenderò, e questo mi dovrà essere consentito, ne abbiamo parlato stamattina anche con la prefetto dell'Aquila, la collega la pensa esattamente come me, pretenderemo che questi accertamenti sullo stato di salute, quindi sulla positività o meno del Covid dei futuri migranti che dovremo ospitare, sia certificata. Il prefetto di Chieti Armando Forgione fa autocritica e si impegna affinché ci sia una maggiore attenzione rispetto alle condizioni di salute dei migranti che arrivano in Abruzzo dopo essere sbarcati sulle coste siciliane. I casi di positività riscontrati a Gissi, Carunchio e Vasto, oltre alle polemiche politiche, hanno sollevato anche la preoccupazione della popolazione. I sindaci di Vasto e Casalbordino, al termine della riunione, hanno voluto rassicurare i propri concittadini. Io ringrazio di cuore il gigantesco lavoro che Sua Eccellenza il prefetto, insieme unitamente alle forze dell'ordine, sta facendo sui territori. Ci siamo recati e abbiamo trovato ascolto noi sindaci del territorio del Vastese in una sede istituzionale di eccellenza dove vige la leale collaborazione, l'impegno, l'operosità, la forza. Abbiamo chiesto regole, sicurezza per garantire serenità e certezze ai cittadini. I temi erano i tamponi, Sua Eccellenza il prefetto vorrà, esigerà tamponi certi, tamponi negativi prima di alcuni spostamenti. Presidi di sicurezza sul territorio che sono ottenuti e sono costanti, e per questo un ringraziamento di cuore alle forze dell'ordine che vivono questa tensione. E rispetto al futuro abbiamo garanzie di certezza e sicurezza. Il nostro lavoro deve essere questo, il sindaco deve raccogliere i drammi della modernità, li deve controllare, li deve gestire insieme alle forze dell'ordine. E voglio tranquillizzare tutti i miei cittadini che nei nostri centri commerciali, le persone che vedete, ragazzi che per loro sfortuna stanno lì perché sono scappate dalle proprie terre di origine, sono persone che sono state controllate. Non sono né positivi e non sono in quarantena. Questo oggi sono venuto a chiarire con sia il signor Questore sia con il signor Prefetto per far sì che il nostro controllo sul territorio sia sempre assiduo, anche con le nostre forze dell'ordine che sicuramente avranno un'attenzione su queste persone. Quindi cari concittadini di Casalbordino, ma anche con i concittadini dei paesi limitrofi, le strutture e le persone che vedrete sono persone controllate, vi voglio tranquillizzare su questo argomento. Il questore di Chieti invece rimarca la necessità che ci sia coordinamento tra le istituzioni per evitare che possano accadere episodi di intolleranza nella popolazione. La polizia, assicura il questore, ha lavorato e sta lavorando proprio per assicurare la serenità dei territori. Abbiamo assicurato più che altro la tranquillità dei territori dove insistono queste strutture. Fortunatamente abbiamo ricevuto una grossa collaborazione delle amministrazioni locali, dalle polizie locali che non bisogna dimenticare sono importanti per questi servizi che stiamo attuando. Ovviamente noi cerchiamo di dare maggiore tranquillità proprio per evitare che vengano portate estreme conseguenze situazioni che poi possono ritorcersi un po' contro tutti. Quindi, il problema c'è, è sicuramente seguito, è vigilato e quindi se ognuno fa la propria parte, come in effetti sta funzionando, grossi problemi per il momento non ne abbiamo. Momenti di tensione stamani all'Aquila nel quartiere di Pettino, in una struttura che ospita un centro di accoglienza straordinaria per i migranti. Un gruppo di una quindicina di extracomunitari, secondo quanto si è appreso, ha inscenato una forma di protesta minacciando di fuggire dalla struttura. L'azione nascerebbe dal fatto che lo spazio ospita contemporaneamente migranti trovati positivi al coronavirus, ma anche persone negative ai test. Queste ultime avrebbero chiesto la tutela delle proprie libertà individuali con un
trattamento meno restrittivo. I responsabili del centro, che fa capo a una società privata che ha sede legale a Pizzoli, sempre in provincia dell'Aquila, hanno ribattuto che tutto viene gestito secondo le norme e rispettando da un lato le libertà individuali dei cittadini che sono negativi al test e dall'altro la necessità di porre in isolamento le persone positive. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e la polizia che hanno controllato la situazione e raccolto le testimonianze degli ospiti per fare un quadro della situazione. E dopo gli 11 di ieri salgono a 35 i nuovi casi di positività al coronavirus nella nostra regione. Nell'ultima settimana l'aumento dei nuovi casi è stato di 114. Di questi, oltre la metà, 68, proviene dalla provincia dell'Aquila. Vediamo. Sono ben 35 i nuovi casi di positività al Covid-19 registrati nelle ultime 24 ore. Salgono così complessivamente a 3.967 le persone cui è stata fornita una diagnosi da coronavirus dall'inizio dell'emergenza. I 35 casi appena registrati hanno un'età compresa tra 1 e 75 anni. Resta invece fermo a 472 il numero dei deceduti. Nel numero dei casi positivi sono compresi anche 2.954 dimessi guariti, più 7 rispetto a ieri, di cui 14 che da sintomatici sono diventati asintomatici e 2.940 che sono risultati negativi in due test consecutivi. Gli attualmente positivi in Abruzzo sono 541, più 28 rispetto a ieri. Dall'inizio dell'emergenza coronavirus sono stati eseguiti in Abruzzo complessivamente 172.308 test. 36 pazienti, più 1 rispetto a ieri, sono ricoverati in ospedale in terapia non intensiva, 4, più 1 rispetto a ieri, in terapia intensiva, mentre gli altri 501, più 27 rispetto a ieri, sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle ASL. Del totale dei casi positivi, 549 sono residenti o domiciliati in provincia dell'Aquila, più 22 rispetto a ieri, 934 in provincia di Chieti, più 2, 1725 in provincia di Pescara, più 7, 728 in provincia di Teramo, più 5, 30 fuori regione, meno 1 e poi 1 invariato, per cui è in corso la verifica sulla provenienza. L'assessorato regionale della sanità fa sapere che tutti i casi della provincia dell'Aquila sono riferiti a tracciamenti di focolai o casi singoli già noti. Facendo un resoconto delle variazioni rispetto a venerdì scorso, nell'ultima settimana si sono registrati 114 casi nuovi di positività al Covid-19 a fronte di 44 dimessi guariti. Non si sono registrati decessi, in aumento i ricoveri in terapia intensiva, più 3, quelli non in terapia intensiva, più 4, le persone in isolamento, più 63. E gli attualmente positivi, più 70. Dei 114 nuovi casi di positività settimanali, più 68 in provincia dell'Aquila, più 21 in provincia di Pescara, più 14 in provincia di Chieti, più 13 in provincia di Teramo, meno 1 i casi fuori regione, meno 1 i casi per cui sono in corso le verifiche sulla provenienza. Cambiamo pagina, c'è una prima indagata sulla vicenda pacchi bomba a Pescara. Si tratta di Daniela Lo Russo, conosciuta come Lady Comadin, che avrebbe architettato il tutto per colpire il pubblico ministero Rosangela Di Stefano. La Di Stefano rappresenta l'accusa nel processo Comadin, dove Lo Russo è imputata nell'omicidio del secondo marito. Il servizio di Stefano Recanati. Le telecamere di videosorveglianza che coprono le zone interessate della città adriatica sono già al vaglio della polizia e potrebbero quanto prima ricostruire quanto accaduto mercoledì scorso a Pescara, quando un allarme bomba ha paralizzato la città. Gli ordigni, poi risultati finti, come chiaramente riportavano i volantini allegati, erano indirizzati al sostituto procuratore Rosangela Di Stefano. Il cerchio si sta stringendo su una donna vestita di nero e con il viso coperto da grandi occhiali neri e mascherina chirurgica. La stessa donna, che sempre dalle telecamere, pare abbia fatto dei sopralluoghi nei giorni precedenti. Non si esclude nemmeno che la donna abbia agito da sola. Stando alle prime relazioni inviate dalla squadra mobile alle due procure che stanno indagando, la sospettata, e forse già iscritta sul registro degli indagati, risulta essere Daniela Lo Russo, conosciuta ai più come Lady Comadin, e già indagata e sotto processo insieme al figlio Michele Grosso per tentato omicidio del secondo marito, al quale avrebbe somministrato massicce dosi di Comadin, potente farmaco anticoagulante, e dove l'accusa è rappresentata proprio dal PM Di Stefano.
La casa della donna e il suo ufficio sono stati già perquisiti da parte della polizia, che ipotizza la violazione dei reati di minacce aggravate, interruzione di pubblico servizio e procurato allarme. Ora le accuse dovranno essere vagliate dal sostituto procuratore Salvatore Campochiaro, che conduce le indagini, le quali dovrebbero spostarsi presso la procura di Campobasso, essendo coinvolto in qualità di parte offesa un magistrato. La ASL di Teramo opta per la formula del partenariato pubblico-privato per la costruzione del nuovo ospedale provinciale. L'area sulla quale sorgerà l'opera non è stata ancora individuata, ma sarà molto difficile che la si possa realizzare sul sito del vecchio Mazzini, il servizio di Tania Bonici-Castelli. Il nuovo ospedale di Teramo, già finanziato dal Ministero della Salute con quasi 82 milioni di euro, avrà 600 posti per acuti e costerà complessivamente dai 250 ai 300 milioni di euro. L'azienda sanitaria teramana ha scelto la formula del partenariato pubblico-privato per raggiungere la somma necessaria alla realizzazione dell'opera. Questo non significherà una sanità privatizzata, piuttosto alti standard di qualità nei servizi non sanitari. Quando un privato finanzia un'opera pubblica come un ospedale, in questo caso, quali sono i vantaggi per i cittadini? I vantaggi per i cittadini è la certezza del servizio che avranno nel periodo di gestione, dal punto di vista non però dei servizi sanitari, ma dei servizi collaterali dell'ospedale. Spesso si dice che in Italia la sanità è di altissimo livello, ma quello che è carente sono i servizi collaterali. È un'esperienza che probabilmente tutti i cittadini hanno fatto. Quindi il vantaggio per i cittadini è che, rispetto a una normale logica di gestione della sanità, il privato che ha costruito l'opera la gestisce anche, diciamo, dal punto di vista dei servizi non sanitari, ma dei servizi collaterali, quindi quelli alberghieri piuttosto che quelli di assistenza e manutenzione della struttura, al fine di garantire una costanza dei servizi dell'ospedale per tutto il periodo in cui il privato è chiamato alla gestione. Le prime due proposte progettuali per il nuovo ospedale, ricevute dall'ASL di Teramo, sono state bocciate. Attualmente i vertici dell'azienda stanno valutando un terzo progetto. I tempi stringono, i finanziamenti pubblici impongono dei termini e la necessità di individuare l'area dove realizzare la grande opera pubblica diventa ora un'urgenza. Il nuovo ospedale si farà presto, l'ASL deciderà dove. Voi però avete molti dubbi sull'area del Mazzini. Abbiamo i dubbi, nel senso che l'area del Mazzini è un'area congestionata e quello che temiamo, andare a fare interventi in quell'area possa compromettere lo svolgimento dell'attività ordinaria e in più si va a riempire già l'area di per sé è molto compressa tra il parcheggio, l'8-1, l'8-2, l'8-3. Se andiamo a realizzare altre strutture lì, pure per i problemi di viabilità che si possono creare, capito? Perché l'area è molto stretta. Il confronto, le ho detto, non deve impedire l'andamento della pubblica amministrazione. Se il confronto è volto a impedire che io faccia l'ospedale, è inutile che ci confrontiamo. Noi ci possiamo confrontare su cosa fare del Mazzini, su come andare a fare il futuro dell'area del Mazzini, su cosa vogliamo mettere un nuovo ospedale, come implementare un nuovo ospedale e tutto, ma non che si debba fare un nuovo ospedale. Lei farà un nuovo ospedale? Se mi danno gli strumenti necessari, economici, la regione mi supporterà, noi stiamo per fare un nuovo ospedale, certo. Il capogruppo del PD in consiglio regionale ed ex assessore alla sanità Silvio Paolucci denuncia il ritardo nell'approvvigionamento in Abruzzo dei vaccini anti-influenzali in vista della imminente campagna. Vediamo il servizio di Paolo Renzetti. Paolucci, lei oggi punta il dito in questa conferenza stampa contro la regione per l'approvvigionamento che voi ritenete non sufficiente di vaccini anti-influenzali, è così? Purtroppo è così, dai due accessi agli atti è sottolineato la grave carenza sull'approvvigionamento dei vaccini, ma soprattutto la grave assenza del Dipartimento della Sanità, di Damario, della Veri, di Marsiglio, di una giunta lenta e che scambia sempre le priorità, veloce a fare propaganda è molto lenta, al contrario, quando si tratta di prevenzione, se una prevenzione è così importante come la campagna per l'influenza. A questo punto cosa chiedete? Ma noi abbiamo voluto denunciare questa gravissima assenza da parte della programmazione regionale perché mancano all'appello 216.000 dosi ed è molto importante in questa annualità, con la riapertura dell'anno scolastico, evitare la sovrapposizione delle due patologie, ovviamente quella dell'influenza e quella del Covid. Ecco perché è ancora più grave che la regione Abruzzo sia tra le ultime in Italia rispetto all'approvvigionamento dei vaccini, in quanto l'accesso dimostra
dimostra, l'accesso agli atti dimostra, che la Regione si è mossa soltanto il 22 di luglio del 2020, quando altre regioni in Italia si sono mosse a marzo o ad aprile. È chiaro che quando poi siamo arrivati noi a chiedere ad approvvigionarci, siamo arrivati con molto molto ritardo. Secondo voi c'è il rischio che alcuni abruzzesi possano avere difficoltà poi a vaccinarsi realmente? C'è il rischio che rispetto all'obiettivo che si è posto in tutta Italia il Ministero della Salute, la Regione Abruzzo sia fanalino di coda, perché poi a fine di agosto, e questo lo dimostra il secondo accesso agli atti, la Regione Abruzzo fa, le ASL in particolar modo, un'ulteriore richiesta di incremento, e la domanda è: perché non l'avete fatto prima come tutte le altre regioni? Sono ulteriori 92.300 dosi. Su queste io penso che il ritardo potrà essere anche non recuperabile. Ecco perché oggi, a 20 giorni dall'inizio della campagna sull'influenza, noi chiediamo chiarezza, sì, ma soprattutto denunciamo per sollecitare la Giunta Lenta ad essere veloci sulle cose serie e importanti per la nostra regione. E sono poco più di 11.000 i test sierologici eseguiti finora in Abruzzo sul personale scolastico nell'ambito dello screening nazionale per contenere il contagio da Covid-19. Lo comunica l'assessore regionale alla salute Nicoletta Verì, specificando che rispetto alla scorsa settimana si registra un incremento di 6.563 esami. I test risultati positivi finora sono stati 83. Andiamo avanti. Il Comune di Teramo ha predisposto un piano di adeguamento nel rispetto delle misure anti-Covid nelle scuole primarie e di infanzia del territorio. I lavori hanno previsto l'allargamento di aule e la riorganizzazione degli spazi interni ed esterni. Tutto sarà pronto entro il 14 settembre. Vediamo. La scuola primaria ed infanzia Molinari di Teramo diventa modello per tutti gli altri edifici scolastici comunali. Un piano anti-Covid attuato a tappeto dal Comune che ha previsto la riorganizzazione degli spazi interni con l'abbattimento di muri, ottenendo così il giusto distanziamento dei nuovi banchi in aule più ampie e luminose. I lavori sono praticamente conclusi. I lavori sono quasi tutti conclusi, sono piccole cose da mettere a punto, gli adesivi per identificare gli spazi dei banchi, piccole cose rispetto all'entità dei lavori che sono stati eseguiti. Siamo parzialmente soddisfatti di tutto quello che è accaduto e siamo veramente con la tabella di marcia rispetto all'eventuale apertura del 14, saremmo stati nelle condizioni di aver restituito le scuole ai dirigenti scolastici in una condizione di maggiore sicurezza, visto che le loro esigenze, tutti i loro problemi che ci avevano praticamente rappresentato sono stati tecnicamente messi in atto, sono stati praticamente concretizzati con i lavori edili leggeri e non solo quello. I genitori sono tranquilli? Ma assolutamente noi ci sentiamo di tranquillizzarli, l'amministrazione si è mossa per tempo per far sì che già con la data del 14, che era la prima ipotesi di riapertura, fosse tutto in sicurezza. Abbiamo agito per far sì che i lavori fossero ultimati per quella data, di modo che non fosse in corso d'anno un intervento per la messa in sicurezza dal punto di vista sanitario, ma fosse tutto quanto avviato prima, ben sapendo però che il quadro può evolvere in un verso o nell'altro da un giorno all'altro, e quindi evidentemente ci dobbiamo uniformare a una situazione nazionale e non territoriale. Per quanto riguarda quelli che erano i lavori da fare, li abbiamo conclusi nei tempi previsti, addirittura prima della riapertura delle scuole. Si percepisce però ancora un po' di ansia per l'importante riorganizzazione dei plessi scolastici teramani, soprattutto da parte dei dirigenti che lavorano su più fronti, quello anti-Covid principalmente, ma anche quello amministrativo e didattico. Siamo carichi come collegio docenti, vogliamo ricominciare la scuola in presenza, siamo soddisfatti del lavoro che abbiamo fatto in maniera sinergica con l'amministrazione comunale, con il consiglio d'istituto, con il gruppo Covid. Dobbiamo riprendere. Ieri per la prima volta sono tornati i genitori in presenza nelle aree cortive delle scuole dell'infanzia, gruppi di massimo 25 genitori, abbiamo indicato un genitore per ogni famiglia per l'accoglienza degli alunni di anni 3. Gli incontri sono andati bene e quindi questi per noi sono episodi di buon auspicio per la ripresa di quest'anno scolastico. I consiglieri regionali e comunali di Pescara del Movimento 5 Stelle hanno illustrato le criticità presenti all'interno del progetto della legge regionale sull'urbanistica. Vediamo il servizio.
Consigliere Alessandrini, quali sono secondo voi le criticità che riguardano il progetto della regionale 135 del 2020? Sono tante, troppe. Un disegno di legge decisamente pasticciato, che potremmo definire addirittura volgare, che elimina alcuni diritti, diciamo ormai, che fanno parte, diritti addirittura sanciti all'interno di regolamentazioni nazionali, quindi ad esempio la legge generale, la legge quadro dell'urbanistica nazionale, la 1150. Ci sono tutta una serie di modifiche che vengono proposte che eliminano le varianti ai piani regolatori, giustificano cambi di destinazione d'uso anche in deroga agli strumenti, quindi sostanzialmente scippano dalle mani delle amministrazioni locali la possibilità di gestire e controllare i territori, tra l'altro anche con delle perdite forti di finanziamenti, quindi di somme che vengono erogati dai privati o dalle richieste che vengono fatte per le modifiche di destinazione d'uso attraverso i contributi straordinari. Quindi si perde il controllo, si rende una deroga, la deroga diventa una regola, quindi una completa malgestione di tutti i territori, dei comuni all'interno della regione Abruzzo, e con profili sicuramente di incostituzionalità che vedranno quindi poi sicuramente la legge impugnata a livello nazionale. A questa legge 135 a voi non piace, avete rilevato delle criticità, a quali in particolare e perché? Allora, questa legge regionale è stata presentata come una legge che dovrebbe andare a semplificare la materia urbanistica, ma secondo noi ci sono delle evidenze che invece di semplificare ci saranno delle deregolamentazioni alla materia. In particolare si toglie la possibilità agli enti interessati, anche ai cittadini, di presentare delle osservazioni e soprattutto si riduce in maniera drastica, si riducono i tempi con cui i comuni devono adempiere a certe pratiche amministrative. Questa per noi non è semplificazione, ma comporta il fatto che i comuni si sentano schiacciati sotto decisioni che magari vengono prese dalla regione, in un momento in cui i comuni, soprattutto quelli piccoli, sono in particolare affanno. E questa sera alle ore 21 torna l'appuntamento con l'appello del candidato, trasmissione dedicata alle elezioni amministrative nella città di Chieti, unico capoluogo di provincia in cui si vota in Abruzzo. Ospite della puntata il candidato del Movimento 5 Stelle, Luca Amicone. La trasmissione andrà in replica domani alle ore 13. Executive Master in Digital Marketing, sono stati consegnati questa mattina gli attestati agli studenti che hanno concluso questo Master. La cerimonia si è svolta presso la Camera di Commercio di Pescara Chieti in collaborazione con Udanet, lo spin-off tecnologico dell'Università degli Studi d'Annunzio, evento giunto alla sua quinta edizione peraltro. Vediamo. Con la consegna degli attestati di partecipazione si è concluso l'Executive Master in Digital Marketing, organizzato dalla Camera di Commercio Chieti Pescara nell'ambito delle attività di formazione promosse dal PID, punto di impresa digitale di Chieti Pescara, in collaborazione con il Dipartimento di Economia Aziendale dell'Università d'Annunzio e l'Udanet con la direzione scientifica del professor Walter Damario della GoGo Academy. L'ente camerale inoltre ha messo in palio 10 borse di studio destinate agli studenti più meritevoli. E come Camera di Commercio, a partire dai miei predecessori, hanno dimostrato che abbiamo pensato bene a finanziare questi corsi per istruire dei ragazzi e noi continueremo a farlo. Nel Master sono stati affrontati tutti i temi legati al digital marketing, gli strumenti, i social network, l'e-commerce, la web and social reputation, le tecniche di storytelling e copywriter, video advertising e social TV, marketing e pubblicità ed e-commerce. L'anno scorso abbiamo avuto il 100% di occupati e quest'anno con un'assunzione prima che il Master termini con una grande azienda italiana, la Icobit, che prende un nostro ragazzo e che diventa responsabile social, dimostra secondo me nei fatti e con i dati alla mano che questo è un percorso formativo che ormai nel centro Italia diventa punto di riferimento. Il nostro territorio è stato messo a dura prova proprio in questo periodo di difficoltà che ci ha portato il coronavirus e che ci ha dimostrato che i mezzi di informazione
in via web sono diventate indispensabili, ma probabilmente lo erano anche prima, solo che qui ci ha dimostrato la fragilità se noi non siamo. Ed ora lo sport con il primo test precampionato per il Pescara che dalle 18 ha iniziato la sua amichevole allo stadio San Paolo di Napoli contro il Napoli di Gattuso. Pescara in campo dal primo minuto con Fiorillo tra i pali, difesa 4 con Ventola, Drudi, Scognamiglio e Masciangelo, a centrocampo Busellato, Diambò e Omeonga, l'ex Valdifiori è partito dalla panchina, in attacco Galano e Bocic a sostegno del giovane argentino Belloni. All'inizio gara subito un'opportunità per il Napoli dopo una palla persa da Scognamiglio e Fiorillo, non ne approfittano però Osimhen e poi Zielinski, poi la reazione del Pescara che al sesto minuto ha una opportunità con Belloni lanciato in porta da Galano, bella parata di Meret, poi un'altra opportunità per il Pescara che colpisce il palo al sedicesimo, l'assist di Masciangelo, il sinistro a giro di Galano, palla appunto che si stampa sul palo. Poi c'è il gol del vantaggio del Napoli, gol che sarà l'unico nel primo tempo, che il Napoli chiuderà appunto avanti per 1-0, lo segna Zielinski al 23esimo, scambio con uno degli ex, Politano, e poi Zielinski supera di slancio Masciangelo e con il destro infila Fiorillo per il gol che appunto ha risolto il primo tempo di questa amichevole. Poi c'è anche il palo di Koulibaly colpito su azione d'angolo, ovviamente alle ore 23 ci sarà il servizio relativo alla gara completa, la partita appunto tra Napoli e Pescara, come abbiamo detto primo tempo chiuso con il vantaggio del Napoli 1-0, rete di Zielinski. Passiamo alla Serie C, la Teramo Calcio ha tesserato il portiere Ahmed Mejri che si è legato al Diavolo fino al 30 giugno 2023, 19enne da un mese, nativo di Foggia ma con doppio passaporto italo-tunisino, dopo essersi formato nell'Erdogna Calcio ha completato il suo iter giovanile con Virtus Lanciano e Foggia, nella stagione passata si è distinto con la maglia dell'Agnonese in Serie D. Mejri si è aggregato da qualche giorno in prima squadra reduce dalla prestigiosa convocazione con la nazionale Under 21 della Tunisia. Nel contempo è stato rinnovato il prestito annuale al Cagliari del prodotto del vivaio biancorosso Andrea Daniello, estremo difensore classe 2003, con diritto di riscatto a favore del sodalizio sardo. Sempre sul fronte Teramo facciamo il punto della situazione con questo servizio di Jacopo Forcella. Il mercato può ancora attendere, almeno finché non ci saranno non una, ma alcune uscite. Il Teramo è alla finestra di una sessione che dovrà ristrutturare dal profondo un organico che oltre ad essere asciugato deve restituire un monte ingaggi decisamente ridotto. Bisogna capire quello che si sta vivendo, il momento è un momento assolutamente drammatico e particolare, quindi se io credo che tutti debbano capire che le cose non sono più quelle dell'anno scorso, purtroppo viviamo con le stesse regole dell'anno precedente ma con una situazione economica totalmente diversa. Spazio anche per cessioni eccellenti a partire da quel Francesco Bombaggi che è stato il protagonista assoluto della stagione del Diavolo, poi anche Mungo, Costa Ferreira, Cianci, Martignago, Arrigoni, Cancellotti, insomma una rosa in vetrina, a patto però che ci sia l'offerta giusta. Io credo che una squadra che abbia notevoli diciamo, movimenti e ricambi vuol dire che ha lavorato bene, cioè se noi riusciamo a vendere qualche giocatore vuol dire che abbiamo lavorato bene, quindi insomma non siamo una squadra che deve tenersi come dire, l'obiettivo del tenersi stretto dentro un giocatore, non abbiamo nessun Messi per carità e poi non credo che poi alla fine l'uomo solo faccia la differenza, in campo vanno 11 calciatori e quindi è il gruppo che deve essere ben amalgamato. Tutto in attesa della definizione di gironi e calendari e sulla divisione dell'Italia col Teramo che sembra comunque destinato a tornare al sud, Iachini spera ancora che ci sia un ripensamento da parte della Lega Pro. Stiamo facendo istanze telefonate affinché vengano, come dire, applicate delle regole giuste, corrette,
così come il presidente Ghirelli mi ha detto che lui è una persona giusta e corretta e applicherà le regole, e quindi se le regole che sono già state discusse nel passato, noi teoricamente dovremmo stare nel girone B, quindi aspettiamo adesso con ansia il calendario dei gironi, che purtroppo è sine die in questo momento a seguito dei noti problemi giudiziari, e poi vedremo che cosa ci accadrà. Tutti i servizi che avete visto in questa edizione del TG6 sono disponibili on demand sulla nostra piattaforma YouTube oppure sul sito www.tv6.it. Prossima edizione del TG6 alle ore 23. Grazie per l'attenzione e buona serata.